Questa è la serie B-Win. Un cordiale buon pomeriggio a tutti gli amici e amiche della Serie B-Win da Flavio Suardi. Immagini che vi giungono dallo stadio tombolato di Cittadella, dove piove a dirotto. Pochi temerari gli spettatori sulle tribune dello stadio di Cittadella. State vedendo dalle inquadrature ombrelli e soprattutto cerate per cercare di difendersi dalla pioggia. E dunque 24esima giornata, partita la gara tra Cittadella e Crotone. La pioneta ancora prova il tocco all'interno dell'area per De Giorgio, il pallone arriva e c'è la rete, il gol del vantaggio del Crotone segnato da Mirko Eramo. E dunque il Crotone che va in vantaggio sul campo del Cittadella, il secondo gol di Mirko Eramo. Il pallone sul settore di sinistra, in mezzo per il pallone e si mangia clamorosamente il gol del 2-0. Ciano, non è finita ancora del Prete, il pallone in mezzo, Krizetig può trovare il tiro, 2-0 per il Crotone, il gol di Krizetig. Il Crotone si era mangiato il gol del raddoppio con Ciano. Nella stessa azione Lorenzo Krizetig segna il suo primo gol in stagione. Partita la ripresa. Adesso la parata di Gordaz. Il tiro di Schiavon. Arriva adesso il tocco e poi il gol, ha segnato Schiavon, il quarto gol in stagione per lui. Partita che si riapre dunque al tombolato. Lato corto dell'area di rigore, palla dentro l'area, attenzione, la palla resta lì con lì e poi il miracolo da parte di Caglioni su Di Nardo. Caglioni si distende sul tiro di Schiavon, calcio d'angolo, palla fuori Baselli, area di rigore, Minesso, il tentativo di sinistro, la palla che va davanti alla porta e poi Di Roberto non riesce a ribadire in rete. Il Crotone recupera il pallone, attenzione a Gabbionetta, in posizione regolare Gabbionetta, ancora Gabbionetta, centro dell'area Gabbionetta e poi il miracolo di Cordas. Saltano in due, la prende Minesso, va a terra, non c'è punizione perché c'è il vantaggio e poi Caglioni si supera. Vito Francesco, il cross in mezzo, il colpo di testa e Caglioni un'altra volta si supera. Calcio d'angolo, la palla resta lì, ancora una volta Caglioni, palla sul palo e poi a spiovere in area il colpo di testa di Colì, Caglioni e poi la palla che finalmente finisce in rete, il pareggio del Cittadella con Colì. Davvero il Cittadella ci ha creduto fino all'ultimo, il secondo gol in stagione di Colì che porta la gara sul 2-2, ma davvero il Cittadella ci ha dovuto provare un'infinità di volte. Fischio di Fabbri, finisce qui la partita dopo 6 minuti di recupero, il 2-2.